effetti collaterali dell'anestesia locoregionale dipendono da molte cose. Innanzitutto, quando parliamo di anestesia locoregionale, dobbiamo comunque andare a intendere che ci sono dei sottotipi di anestesia locoregionale. C'è l'anestesia spinale, ci sono le anestesie plessiche, vale a dire l'anestesia spinale, noi andiamo a somministrare dell'anestetico locale in prossimità del midollo spinale. Nell'anestesia plessica invece andiamo ad addormentare il nervo nel momento in cui si è staccato dal sistema nervoso centrale ed è già diventato un nervo appunto periferico, è un plesso di nervi, ecco perché si parla di anestesie plessiche. Nell'anestesia quindi locoregionale spinale molto raramente possiamo avere una complicanza che viene definita puntura, cefalea da post puntura durale. È una complicanza assolutamente tranquilla che normalmente si risolve nel giro di pochi giorni, si verifica piuttosto raramente ed è dovuta alla tecnica anestesiologica stessa. Si verifica più frequentemente nei giovani rispetto agli anziani, fondamentalmente è una cefalea che si manifesta soprattutto con l'assunzione della postura eretta, vale a dire quando il paziente si mette in piedi, e che può comparire da qualche giorno dopo l'intervento fino al massimo una settimana dopo. Nel giro di una settimana normalmente regredisce. Ci tengo a dire che questa complicanza non lascia mai dei segni definitivi, sparisce sempre completamente. Normalmente per essere trattata bastano i normali farmaci antidolorifici, i normali farmaci antinfiammatori che usiamo quotidianamente, quindi i cosiddetti FANS o il paracetamolo per esempio, ed è di grande beneficio nel momento in cui c'è la presenza di questo tipo di fastidio l'assumere la posizione supina, vale a dire stendersi. Molto più raramente nell'esecuzione dell'anestesia spinale cosiddetta alta, vale a dire quella per coprire l'addome, la parte alta dell'addome, si pensi per esempio al taglio cesareo, si può presentare anche il vomito. Questo è dovuto al fatto che praticamente vengono addormentati dei nervi che innervano l'intestino e quindi fanno sì che ci possa essere il vomito, ma la frequenza del vomito nell'anestesia locoregionale in generale è più bassa rispetto all'anestesia generale stessa. Scusate il gioco di parole.